Facciamo allora il solito appuntamento dopo la pull, oramai sei in rete le pole position. Grazie. Oggi è stata più... No, in realtà è stata difficile perché Mugelli volava, però mi dispiace che non c'era Eric, purtroppo quando non ce la si gioca in pista, ma a causa di eventi di forza maggiore non si riesce a provare, mi dispiace. Spero che domani dai sia competitivo. Tempi demoliti rispetto allo scorso anno, come hai trovato la pista e quanto è migliorato tra la prima e la seconda sessione? Pista un grip allucinante, nella seconda sessione abbiamo migliorato il tempo solo perché la temperatura andando a scendere permette insomma ai motori di respirare meglio e alle gomme di lavorare un po' meglio. Pista fantastica, un grip esagerato, abbiamo fatto fatica a trovare la quadra e ancora non ci siamo, secondo me dobbiamo ancora un pochino lavorare sul setup, però dai, prima fila pit lane ci voleva perché ce lo meritiamo tutti, la squadra, lavoriamo sodo e ci crediamo e quindi avanti così. Commento a caldo? Allora? Dimmi tu. Ti dico, problemi non ne ho avuti. Il tempo è stato quello che è stato, poi andremo a vedere perché. Non ho più pallida idea, avevo solo un po' la temperatura del motore in alto. Però io ti dico, sono rimasto anche stupito perché la macchina era un binario, forse pure troppo. Pista molto abrasiva, mi dicono, molto aderente. Era molto legato a terra la macchina. Rispetto a stamattina la macchina sentiva molto più leggera, quindi c'era da gomma vecchia e gomma nuova. Sono entrato veramente un binario, sono rimasto fin stupito. Più di così non. Cioè, non si può dire. Cioè, se devo dire ho fatto degli errori, dico. No. Andavo. Cioè no, nel senso che non ho una spiegazione logica. Sì. Va bene. Bocca al lupo. È stata una qualifica combattutissimo. Bella lotta, eh. Prima fila pit lane. Prima fila, tutte e due chiaramente con due macchine diverse. Da sottolineare, la mia pesa 35 kg in più. Però ottimo setup fin da stamani, che il PL2 aveva il miglior tempo. L'abbiamo dovuto modificare un po' perché chiaramente eravamo al limite con l'altezza e questo mi ha pregiudicato un po' il lento. E ti dico, nel giro quello in cui era due rossi e potevo idealmente tentare battere la pole di Nicola, ho fatto un traverso rallistico alla Sorat e ci ho lasciato 6 decimi e lì purtroppo ho fatto 41,3. Però sono soddisfatto perché la macchina è costante. Domani, sai, lui pensa al campionato, mi trovo nella situazione come Vettel e Verstappen, senza chiaramente l'epilogo non deve essere in quella maniera, però comunque l'obiettivo sarà quello di vincere la gara. Complimenti. Grazie. Gara 1 del TCR Italy sul circuito di Vallelunga, non sfrutta pieno la sua pole position Nicola Baldan, che viene sorpassato subito da Nardilli, che va a conquistare la prima posizione. Baldan che insegue in classifica di campionato Scalvini, si piazza subito alle sue spalle, ma dovrà invece poi cedere la posizione ad uno scatenatissimo Kevin Jacon. Questo invece è un momento cruciale della gara perché Enrico Scalvini, che era partito ultimo per non aver disputato le qualifiche, stava rimontando ma è entrato in contatto con Alessandro Tellu, che è costretto al ritiro, e per Scalvini è scattata la penalità di 10 secondi che lo ricacceranno in nona posizione in classifica di arrivo. C'è bagarre un po' per tutte le posizioni, questo è il momento del sorpasso di Kevin Jacon su Nardelli per andare a conquistare la vittoria della gara, e poi c'è un bellissimo confronto tra Carlotta Fedeli e Max Mugelli, entrambi su Audi, entrambi portacolori del team pit lane competizioni. Alla fine Carlotta Fedeli dovrà cedere, chiuderà in sesta posizione, Mugelli sarà quarto e la vittoria andrà dunque a un Kevin Jacon che proprio nelle ultime fasi va al comando. Nardilli mantiene la seconda posizione, la difende da Baldan che aveva provato a sopravanzarlo, Baldan chiude terzo e poi Mugelli, Viberti tornato dopo aver conquistato il titolo di vicecampione lo scorso anno, e questi sono i festeggiamenti per Kevin Jacon. Davide Nardilli, è stata una gara bellissima, appassionante, sei stato in testa a lungo e poi dopo la bagarre accesissima del campionato ti ha dovuto far accontentare di un importantissimo secondo posto. Sì, sono soddisfatto innanzitutto perché prima vera esperienza nel TCR, ho fatto una gran partenza a missile, l'ho gestito, poi da metà gara in poi ho buttato un po' in crisi la macchina, specialmente di freni, sono stato riassorbito dietro. Contatto con Kevin mi ha un po' fatto spaventare, però alla fine sono
riuscito a riagguantare la seconda posizione, sono molto soddisfatto perché ero venuto qua per divertirmi, insomma è uscito un gran bel risultato. Bel risultato e una prima uscita qui a Vallelunga con questa vettura. Che impressione ha avuto della macchina a questo punto? La macchina è bellissima, è divertente da guidare e soprattutto il campionato è molto divertente perché è molto livellato, quindi ci sono sorpassi, c'è bagarre, c'è aggressività, diciamo nella correttezza, e quindi secondo me è un bel campionato per divertirsi correndo in macchina. Complimenti. Grazie. Gara 2 delle TCR Italy dal circuito di Vallelunga, la partenza in pole position di Nicola Baldan, al suo fianco prende il via Max Mugelli, ma la partenza vede un Kevin Giacon scattare molto bene dalla quarta posizione in griglia di partenza e portarsi subito in seconda piazza. Parte ultimo Eric Scalvini per non aver partecipato alle qualifiche, e questo è un contatto invece che fa perdere parecchio tempo a Max Gagliano con la Golf Volkswagen. Questo invece è uno dei momenti più caldi della gara, dove c'è l'attacco di Viberti, ma dove c'è anche questo invece è il momento in cui Eric Scalvini purtroppo è costretto a fermarsi nella sua rimonta, quindi ritiro per il pilota che è arrivato qui a Vallelunga da leader della classifica. La rimonta incredibile di Fabrizio Piedone Giovanardi, che torna alle gare dopo qualche anno di assenza e dimostra di essere sempre molto competitivo. Qui Viberti commette un errore, chiuderà poi in sesta posizione il vice campione italiano, che torna in pista al debutto con una Honda. La battaglia per la seconda posizione tra Kevin Giacon e Max Mugelli, la vittoria di Nicola Baldan che chiuderà proprio davanti a Giacon e Mugelli, con Fabrizio Giovanardi in quarta posizione nonostante abbia una vettura meno prestazionale, la Seat Leon con cambio DSG e non col cambio sequenziale. E questi sono i festeggiamenti di Nicola Baldan, che mette una bella ipoteca sul titolo. We'll be right back.